Sempre che sarebbe un minutino? Sulla partita un piccolo passo indietro. Sì, un passo indietro, ma capita nel calcio queste cose qui, specialmente quando c'è. Sono situazioni di sfortuna, anche perché adesso al di là di tutto è certamente stata una situazione sfortunata che non hai neanche il tempo di rifarti, sono gli ultimi 10 secondi. Quindi credo che dovrebbe essere preso con buon senso anche questa cosa. Certamente abbiamo un ottimo allenatore, i giocatori che possono esprimersi ancora meglio, quindi penso che il futuro sia certamente migliore di quello che possa essere stata la delusione di ieri, insomma, che è legata, ripeto, a un fatto anche molto sfortunato. Sei rimasto male tu ieri, insomma, quando viene a partire? C'è rimasto male perché non meritava certo questa bastonata. Grazie. Ma aspettavo di più da Mancini, dai. Ma guarda, io mi aspetto da Mancini quello che è, non di più di quello che è, cioè che è un ottimo allenatore, serissimo, pieno di idee, capace di gestire il gruppo e quindi farà bene. Ti ha trovato Toier determinato? Un bel carattere. Questa squadra è migliorabile da quel punto di vista? Migliorabile nel senso che gli uomini che ci sono certamente possono esprimere di più, ma perché hanno bisogno di tempo anche. Il cambio dell'allenatore è abbastanza recente, alcuni giocatori sono nuovi e quindi io credo che ci sia, si possa avere pazienza. Certo, bisogna avere anche un po' di fortuna. Sto ascoltando molto, mi sembra tu io. E sta investendo, allora è arrivato Mancini. No, ma io non do molti consigli, quindi sono cose che farebbe anche per conto suo. Grazie. Il terzo posto è impossibile? Ma no, ma nulla è impossibile. Arrivederci. Grazie.